Amici, oggi voglio preparare insieme a voi una cena da gustare davanti al camino, perché ovviamente ha la fortuna di averlo, o comunque in casa al calduccio. E quando fuori fa freddo, per me la parola d'ordine è polenta. Facciamo insieme un bicchierino di polenta taragna, la mia preferita, con una dadolata di feta spadellata e poi il mio amato salmone a cubotti, bello croccante, su una crema di broccoli con pomodori secchi e granella di nocciole. Soprattutto in inverno, con le cotture più lunghe, la qualità dell'aria della nostra cucina può risentirne. Ci sono infatti alcuni accorgimenti per ridurre o eliminare le sostanze inquinanti e i cattivi odori. Usare ad esempio una buona capa aspirante o l'induzione piuttosto che il fornello a gas. Grazie a Dyson ho scoperto però l'importanza di un purificatore con tecnologia all'avanguardia, che posso impostare in maniera personalizzata rispetto alle mie esigenze. È un po' come avere in casa un termometro che mi permette di rispettare al massimo la materia prima, un po' come fosse un indicatore di cotture e quindi di qualità. Ora però, sotto con la nostra cena. Mentre cuoce la polenta, io uso quella istantanea, tagliamo il salmone a cubotti e facciamolo andare in padella con un filo d'olio. Puliamo i broccoli e cuociamoli in poca acqua. Una volta pronto il salmone, mettiamolo da parte. Tagliamo a cubetti la feta e spadelliamola. Scoliamo i broccoli e frulliamoli con olio e grana. Dovrà diventare una crema. Mettiamola sul fondo del piatto insieme al salmone, i pomodori secchi e la granella di nocciole. Per finire, un giro di olio a crudo. Mettiamo la polenta in un bicchiere insieme alla feta spadellata. La cena è pronta. Adesso accendo il camino e buon appetito.